Allora, io sono Filippo Perin, faccio il designer, lavoro con la carta, sono una via di mezzo tra l'illustratore e un artista, e mi ritengo un creativo visuale comunque. E mi occupo appunto di sculture di carta perché è un mondo che mi ha sempre affascinato, da cui sono partito per svariati motivi e continuo tuttora a portare avanti questa passione legata appunto alla materia, la materia alle carte, perché secondo me è una delle materie più importanti e la più sottovalutata probabilmente. Allora, io mi sono sempre ispirato a un artista cinese che si chiama Michael Lau, perché io vengo un po' dal mondo del toy design, quindi seguendo quel mondo là per anni avevo lui come punto di riferimento, perché lui prendeva le persone che gli stavano intorno e ci costruiva una sorta di action figure, chiamiamola così, dei suoi amici, e ha creato delle collezioni bellissime con il suo modo, il suo stile di progettazione, con le sue forme, i suoi colori. A me è sempre affascinato sta cosa, però diciamo che a 360 gradi nel mondo dell'arte prendo spunti ovunque, anche dalla musica, una cosa che mi piace, dalla pittura. Faccio questo perché vorrei che il mondo conoscesse cosa è possibile fare con questo tipo di supporto. Lo ritengo molto fruibile perché è un materiale che è facilmente rintracciabile e mi permette di creare in pochissimo tempo, partendo da un'idea, un progetto, un prototipo 3D o comunque qualcosa di fisico, e realizzare un'idea e creare qualcosa, una scultura, e quindi modellare qualcosa, per me è sempre stata, fin da piccolo, una cosa importantissima, una cosa bellissima.